un coach per motivare i propri figli. Questa è la proposta di A Scuola con Amore, il progetto educativo studiato da Veronica Leardini, una figura professionale che va ad accompagnare gli insegnanti. Con quale funzione? La sua funzione principale è quella di aiutarli ad essere un po' più motivati verso la scuola e verso lo studio, in modo da trovare la passione sia verso la scuola che appunto verso le varie materie, anche per rinforzare l'autostima, farli sentire un po' più sicuri. Quindi lo studente attraverso questa figura professionale, nell'arco di poco tempo, ha la possibilità di lavorare su quelli che sono i suoi punti di debolezza e in modo tale da essere più forte, più sicuro. Ma quali sono le difficoltà che i nostri ragazzi devono superare? C'è una difficoltà dovuta anche molto spesso ai rapporti che hanno con i coetanei, nel senso che molto spesso all'interno della classe si sentono giudicati, si sentono inadeguati, non all'altezza della situazione e vedono l'insegnante come una figura che non è alleata loro nell'educazione, ma lo vedono come un giudice, come un avversario. Quindi da un lato si sentono giudicati dai compagni, dall'altro lato osservati e ascoltati criticamente dall'insegnante e molto spesso hanno anche il timore di deludere i loro genitori nel caso in cui l'interrogazione o la verifica non vada bene. Quindi lo studente si sente pressato da una serie di figure attorno a lui e teme appunto di non andare bene. Diverse dunque le convinzioni errate che il coach ha il compito di far superare, ma come si articola il suo lavoro? Inizialmente andiamo a lavorare sul metodo di studio. Lo studente molto spesso durante i pomeriggi tende a perdere un sacco di tempo perché è ancora abituato al fatto che per studiare occorra leggere, sottolineare, ripetere tante volte, rileggere fino allo sfinimento e quindi molto spesso adotta delle strategie che non sono funzionali all'apprendimento. Quindi dentro di lui si genera la convinzione per cui sono stato tanto tempo sui libri e quindi il risultato deve arrivare. Ecco che se poi purtroppo i risultati che raggiunge non sono proporzionati all'impegno che secondo lui ci ha messo, si demotiva e perde il senso di efficacia. Quindi il coach lo va ad aiutare innanzitutto sulle strategie di studio, in modo tale che il tempo che lui dedica sia un tempo di qualità e non di quantità. Quindi quali sono le azioni quotidiane che mi servono per sconfiggere, ad esempio, quella che chiamo io la rimandite, no? Perché molto spesso lo studente si trova a rimandare all'infinito lo studio, l'applicazione. E poi, una volta che si è lavorato su queste tecniche per appunto aiutarlo a migliorare i propri risultati, si va a incrementare quelle che sono le proprie convinzioni che devono essere positive.